Al De Marsi, il derby d'alta quota tra Vezzano e Chieti termina 1-1. Senesi risponde a Forgione all'interno di una gara combattuta e giocata in un clima da categorie superiori, più di 2000 presenti. Ma proseguiamo con ordine. Entrambe le formazioni devono fare i conti con qualche assenza di troppo. In particolare Ferrazzoli è costretto a reinventare il reparto offensivo, colpito dalla squalifica di Ortolini e gli acciacchi fisici di Roberti e D'Alessandris, indisponibili. Davanti gioca forte, supportato da Senesi ed Angelilli. Dall'altro lato Chianese sceglie un camaleontico 4-3-3, recuperato Ardemagni, ma dal primo minuto agisce Fall, va in panchina anche Gatto, ce la fa invece la Ziz, che si prende la corsia di sinistra. Dall'inizio anche D'Ancora, direzione gara affidata a Striamo di Salerno. Con le immagini di Alberto Capo passiamo alla cronaca. Parte all'arrembaggio il Chieti, l'Avezzano deve trovare la giusta disposizione in campo, al tredicesimo viene annullato il vantaggio nero-verde per una carica ai danni di Cultraro. Dal quarto d'ora comincia a sciogliersi l'Avezzano, forte da lontano non trova la porta, ma lancia un segnale che Pinelli prova a raccogliere al ventesimo, ma anche lui non è preciso. Botta in risposta con il Chieti che si fa rivedere dalle parti di Cultraro con il tentativo di Salvatore sporcato dalla retroguardia marsicana. Appena 60 secondi più tardi è Senesi a spaventare Antignani con una conclusione potente che sfiora il palo lontano. Poco dopo la mezz'ora l'occasione per il Chieti è colossale. Salvatore semina il panico sulla sinistra, salta tre avversari, propone il rimorchio per Masavud che calcia a botta sicura ma trova l'opposizione di un compagno in posizione di fuorigioco. Quando tutto sembra portare la situazione d'equilibrio all'intervallo, ecco l'incornata imperiosa di Forgione su un corner battuto perfettamente da D'Ancora. Terza rete stagionale per l'ex Pineto che fa esplodere il settore ospiti. La rete inevitabilmente cambia il piano tattico della gara. L'Avezzano è pericoloso dopo appena due minuti dall'inizio della ripresa. Ottima discesa di Pinelli che confeziona al centro dell'area per Angelilli che non trova lo specchio. Sull'altro versante il diagonale di Salvatore impreciso. Al quinto un caparbio Senesi recupera la sfera sulla Ziz e propone il rimorchio per Costa Ferrera che svirgola da ottima posizione. È il preludio al gol del pari che arriva al dodicesimo. Dopo quasi 600 minuti di imbattibilità Senesi abbatte il muro teatino con un colpo di genio da distanza siderale. La sfera si infila sotto l'incrocio, incolpevole Antignani. Gol monumentale del fuoriclasse biancoverde che porta il conteggio a due reti in altrettante presenze. La bolgia del De Marsi spinge i ragazzi di Ferrazzoli che al 19° si vedono annullare la rete di Pertosa per un fallo in attacco sugli sviluppi di un corner dalla sinistra. Al 27° Costa Ferrera illumina da sinistra a destra per l'accorrente Marzuillo che colpisce male. Nel finale sempre Costa Ferrera fa correre un brivido sulla schiena dei biancoverdi con un calcio di punizione battuto alla perfezione. Ci pensa la traversa a salvare il Chieti. Nell'ultima occasione della gara è di Sabatino a spaventare Cultraro con una conclusione dalla distanza che non sortisce l'effetto sperato. Termina dunque in parità un derby combattuto con le due squadre che a fine gara vanno a ringraziare i tanti tifosi giunti al De Marsi a conclusione di una bellissima giornata di sport.